non è colpa di nessuno. È solo così. L'Italia è per metà costituita da montagne e per un quarto da colline. Perciò, dove il terreno è sempre più o meno in pendenza, le cose che in pianura sono semplici diventano difficili. Stante ciò, la montagna tende a spopolarsi e gli uomini validi, lusingati dalla prospettiva di un vivere più redditizio nelle città, abbandonano la terra, contribuendo così a determinare una sempre più critica situazione di vaste zone potenzialmente utilizzabili. Quasi per rassegnazione, alcuni si dedicano alla pastorizia, ma non si può onestamente affermare che il ricavo derivante da tale attività sia valutabile in validi termini economici. Molto più redditizia nel centro-meridione è la coltivazione del grano, in quanto le varietà di frumento ottenibili in quei terreni sono particolarmente richieste dall'industria pastaria. Fino a qualche anno fa, quando ancora la mano d'opera era abbondante e il livello dei salari contenuto, il ciclo di lavoro si concludeva con l'uso di mieti legatrici e di trebbiatrici fisse. Oggi però, scene agresti come queste, piene di colore e di poesia, stanno diventando un ricordo, una cartolina d'altri tempi, qualcosa come il ritratto di un'epoca che si chiude. In collina, infatti, è iniziata un'era nuova, l'era della meccanizzazione in cui pochi uomini, coadiuvati da macchine potenti e versatili, raccolgono rapidamente una grande quantità di prodotto. È iniziata l'era dell'autolivellante Laverda. L'autolivellante Laverda è una mietitrebbia che ha gli assali delle ruote snodati, il che le consente di adattarsi alle diverse pendenze del terreno. Il lavoro di livellamento è automatico. L'inclinazione può avvenire anche mediante comando manuale, come stiamo osservando in questa sequenza dimostrativa che vuole evidenziare la snodabilità della macchina. Gli organi fondamentali di livellamento della M100 autolivellante sono compresi in due dispositivi idraulici, sistemati uno per ciascun lato della macchina. Essi sono responsabili di tutte le correzioni automatiche di assetto della macchina e della posizione della barra di taglio rispetto al terreno. Speciali fine corsa ottico-acustici avvertono l'operatore che è stata raggiunta la pendenza limite, mentre un analogo dispositivo segnala l'assetto delle ruote direttrici. In questa macchina la regolazione della ventilazione avviene direttamente dal posto di guida. Dalla vecchia mietilegatrice Laverda alla moderna M100 autolivellante, quanta strada ha percorso l'agricoltura. Questi pendii, sui quali anche l'uomo fa fatica, l'autolivellante Laverda avanza come se fosse in piano. La macchina lavora seguendo le curve di livello dei campi,
mantenendosi autolivellata fino ad una pendenza massima del 40%. Questo modo di avanzare rende meno faticosa la marcia e consente di lavorare sfruttando solo una parte della potenza del motore. Infatti, camminando, come si suol dire, in costa ai terreni, come fanno gli alpinisti, lo sforzo è minimo e l'andatura è sempre più spedita. Ora l'autolivellante Lagarda lavora seguendo lo stesso principio. Per invertire il senso di marcia, la manovra è facile e rapida. Basta salire leggermente, arretrare un poco controsterzando e rimettersi in cammino. Tutto ciò avviene anche su terreni con forte pendenza, come questo, senza che venga chiesto alla macchina alcuno sforzo particolare. Unendo insieme la velocità di lavoro, la larghezza della barra e la produttività tradizionale della M100 Lagarda, l'autolivellante consente l'industrializzazione delle zone montane precedentemente destinate a colture meno redditizie. La montagna cambia faccia. La montagna produce grano pregiato, inserendosi di pieno diritto in un'agricoltura moderna ed evoluta. Se alcuni hanno disertato, quelli che restano hanno saputo organizzarsi e specializzarsi per fare più di prima e meglio di prima. Noi della Lagarda, con le nostre ricerche, abbiamo il merito di avere messo a punto una macchina che, aprendo la strada ad un domani promettente, elimina una disuguaglianza creata dalla natura. In qualsiasi condizione si trovi il prodotto, sia esso grano o avena, in piedi o coricato, pulito o infestato da malerbe, l'autolivellante lavora in continuità e senza intralci. Data l'esuberanza di potenza di cui dispone, l'autolivellante M100 Lagarda può anche superare notevoli pendenze frontali. Dopo quanto si è visto, si può affermare che da questo momento non ci sono più scuse. Infatti, grazie alla M100 autolivellante Lagarda, qualsiasi terreno ove le condizioni climatiche e della terra lo consentano, può essere reso produttivo. Noi mettiamo a vostra disposizione la macchina adatta. A voi il coraggio di dare vita ad un'agricoltura consona alla nuova era che si sta aprendo.